Buongiorno a te Lucia, sì, è l'ultimo giorno purtroppo qui da Don Paolo e proprio l'ultimo giorno vi portiamo finalmente in parrocchia, ma non è un caso perché in realtà ne parlavamo nei giorni scorsi con Don Paolo, la vera parrocchia è il quartiere, non è soltanto l'edificio religioso, però come ultimo giorno volevamo farvela vedere. Don Paolo, abbiamo fatto in questi giorni una carrellata su tutte le attività sociali che voi svolgete in quartiere, però dietro a queste attività sociali c'è una bella opera di evangelizzazione. Sì, la scelta di presentare prima ciò che è a servizio dell'uomo ci pareva una cosa bella, anche perché magari è più facilmente comprensibile. Di fatto il cuore di una comunità cristiana ha altri obiettivi. Questo è il luogo dove viene celebrata la domenica l'Eucaristia. Noi celebriamo un'unica messa domenicale, la Pasqua settimanale, proprio per tentare di radunare il popolo nello stesso momento, quindi senza dividere la messa prima, la seconda e la messa vespertina. Un'unica celebrazione per radunare la gente. Don Paolo, ti interrompo perché questo argomento è molto interessante, vorrei approfondirlo nel prossimo collegamento. Lucia, ritorniamo dopo e continuiamo a parlare con Don Paolo. Io ti restituisco la linea per ora. Buongiorno Lucia, sì, siamo ancora a Baranzate, siamo sempre con Don Paolo e prima di proseguire il discorso che stavamo facendo con lui un attimo fa, vi faccio vedere un piccolo servizio che abbiamo girato nei giorni scorsi su una sua idea, Fantasia della Carità all'Opera. Ci troviamo all'interno della parrocchia Sant'Arialdo nel giardino San Michele, dove è presente anche la cappellina dove i preti negli anni 50-60 venivano a celebrare la messa in questo quartiere. Nel mese di marzo verrà trasformata in un giardino intitolato così, il Giardino delle Parabole. Il Giardino delle Parabole ha come obiettivo quello di trasformare questo luogo, attraverso i simboli che troviamo in questo giardino, in un cammino educativo, in un percorso evangelico da far fare ai piccoli, ma anche agli adulti. Allora troviamo all'interno di questo giardino simboli più noti, come il Monte degli Ulivi, troveremo il grano, con il riferimento del chicco di grano caduto in terra, la croce che campeggia al centro del Monte degli Ulivi, l'orto che richiama alcune parabole di Gesù, il pozzo che richiama il luogo dell'acqua, il luogo dell'intimità e il luogo dell'incontro di Gesù con la Samaritana. E poi una tenda che è all'interno trionfante del giardino come il luogo di Dio che accompagna il suo popolo. I ragazzi, gli adulti saranno accompagnati attraverso questi simboli a un percorso di conoscenza del Vangelo. Possiamo immaginare l'utilizzo di questo luogo in forma molteplice. Potrà esserci la giornata che un gruppo dedica per vivere insieme con i propri ragazzi dalla mattina alla sera questa conoscenza del Vangelo attraverso la terra. Potrà esserci l'organizzazione di una 2 giorni, una serata. Insomma, un po' un parco biblico a tema che permette di visitare Baranzate non solo dal punto di vista dei suoi problemi, ma anche delle sue ricchezze. Ecco Lucia, visitare Baranzate non solo dal punto di vista dei problemi ma anche delle ricchezze. Questa comunità veramente ha il cuore qui in parrocchia, dove oltre a tutte le attività che abbiamo raccontato in questi giorni c'è una parte pastorale importante. Stavamo dicendo, Don Paolo? Che al di là appunto di tutte le attenzioni sociali, la comunità cristiana si configura con un cuore che è sicuramente quello della Pasqua domenicale. Noi celebriamo un'unica messa alla domenica, all'interno della quale poi cerchiamo di coinvolgere tutte le fasce, le categorie. Diciamo anche che chi non è abituato a venire a messa o perché ha perso l'abitudine o perché si è un po' allontanato è invitato a partecipare comunque al dopo messa, al momento che noi chiamiamo così dell'aperitivo comunitario. È un momento per sentirci parte tutti di una grande comunità,
a livelli diversi, a gradini diversi. E dico spesso, chi partecipa all'Eucaristia in modo vero, bello, no? Partecipa e vive l'Eucaristia, la Pasqua, anche per chi non partecipa alla messa, sia della propria religione, sia anche di altre religioni, come capita spesso di vivere qua in quartiere. Ecco, Don Paolo, visto che l'argomento di questi giorni è proprio, purtroppo, dati i fatti drammatici, quello dell'integrazione fra cristiani e musulmani, voi siete un esempio di come questa integrazione è assolutamente possibile, pacifica. Come fate? No, non è che è solo pacifica. Dal punto di vista del dialogo interreligioso dal basso, nella nostra quartiere, nella nostra comunità, ci sono molti più passi di fraternità che problemi. Certo, la gravità di questi giorni mette in evidenza tutta la drammaticità, io dico anche molto di più la strumentalizzazione che avviene a partire da questi eventi gravi, sia di Parigi, sia della Nigeria, che è passato in secondo piano in questi giorni. Ma l'idea non è che noi abbiamo la soluzione, vivendoci tutti i giorni e quindi non chiacchierando a seconda dell'evento drammatico che capita, ci accorgiamo che passi di fraternità sono possibili. Poi neanche noi abbiamo la soluzione a tutte le questioni mondiali. Don Paolo, grazie. Da Baranzate io vi saluto insieme a Don Paolo e Lucia, ti restituisco la linea.